Buonasera a tutti, è passata la domenica anche il signore si è riposato e mi sono riposato anch'io perché poi sta a fare un sacco di cose in questi giorni. Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo a preparare sto piatto russo, perché anch'io russo, no, perché è un piatto buonissimo, poi se è freddo ci sta bene, è corroborante, è una cosa che è semplice da farsi. In teoria, ma neanche tanto. Allora, adesso faccio la versione quella originale, poi vi dico come la faccio solitamente io, che è più veloce e si fa più in fretta. Allora, di solito iniziamo con sempre il solito cicchettino e brindisi. Stasera una vodka top, ne faccio mezzo bicchierino perché vorrei guidare le padelle fino alla fine. Una sdroia. Buona. Poi continuo con un bel Graspa Rossa, un Lambrusco, perché io non ce la faccio a passeggiare con la vodka. Allora, iniziamo da un brodo. Io l'ho già preparato perché chiaramente ci vuole quasi 2 ore. Fatto con carne di maiale, 400 grammi circa, messa a freddo nell'acqua, poi togliete, fate la schiumatura. Dopodiché mettete, dopo che la carne è cotta, mettete patate a cubetti e verza tagliata sottile e fate cuocere per 30 minuti e poi il brodo è pronto. Ora iniziamo a preparare l'altra parte del Bosch. Allora, nel frattempo che accendo sempre il solito aggeggio, tutte le sere ci fa penà, questo è il mio figlio che ci gioca e poi dopo non si sa più che fa. Vediamo un po'. Ecco. Allora, nel frattempo dicevo, se lo volete fare vegetariano, per il mio amico Paolo Franceschini dice non preparo mai vegetariano, fate un brodo semplice con le carote, il sedano e tutto il resto e non mettete il maiale. Chiaramente. E il resto è tutto vegetariano, comunque va bene così com'è. Anzi, addirittura è pure vegan. Allora, dicevamo, padella accesa. Mettiamo. Intanto saluta Beppe che è Ciao arrivato. Beppe! Ciao Beppe, dai! Anche stasera ci si vede, almeno così. Senti, io mi scordo sempre di togliere le notifiche al telefono, mi dispiace che sentite tutto questo rumore sottofondo e una rottura di scatole. Comunque ho messo l'olio, metterò poi della cipolla tagliata abbastanza grossolanamente. L'ho tolto io le notifiche. Sì, e le carote grattugiate grossolanamente. E poi l'ingrediente che andrebbe subito se le trovate fresche e adesso è il periodo giusto, sarebbero le rapette rosse. Le rapette rosse, se sono fresche, vengono grattugiate e queste sono quelle che si comprano in busta già precotte. Dunque le metterò fra un pochetto perché queste hanno già cotto, diciamo. Allora, dicevo, questa è la versione quella lunga, quella che fanno loro, che ci vuole un paio d'ore per fare il brodo e tutto il resto. Quando la faccio a casa, per conto mio, che è una cosa che mi piace moltissimo, che cosa faccio io? Faccio un soffritto con cipolla, carote e dopo che hanno soffritto leggermente aggiungo le patate, la verza tagliata a pezzettini, la pancetta affumicata, le rapette rosse, l'acqua, sale, zucchero, aceto, conserva. E dopodiché faccio cuocere tutto per mezz'ora. Quando tutte le verdure sono cotte, diciamo, e non sono più durissime, se vi piace potete lasciarla così com'è, se no vi date una sfrullazzata col mini beamer, insomma col frullatore in immersione, è pronta e molto più veloce. Però la ricetta originale è così. Purtroppo va fatta. Anzi, nella ricetta originale, alla fine di tutto ciò, ci andrebbero 4 o 5 spicchi d'aglio grattugiati. Pensa che, beh, infatti, se avete notato, spesso e volentieri capita qualche persona dell'est che mangia il borscht e lo si sta vicino. Noi eviteremmo volentieri. Allora, premesso che qui dovrà stare circa mezz'oretta prima che si cuoce bene tutto, nel frattempo, se avete domande, io sono a disposizione.
Ti saluta Peppe Luzzi, ciao Ciccio, dai Ciccio. Ciao Peppe, un bacetto alle tue signorine, anzi alle tue signorine e alla tua signora e cieco per sempre, lui capisce. Allora, dicevo, perché faccio sta zuppa russa che non c'entra niente con noi? Primo perché io sono un giramondo, come chi mi conosce lo sa, e poi perché è bello far conoscere anche alle persone che magari sono abituate a cucinare sempre cose molto tradizionali, magari qui a Montefiascone, eccetera, eccetera, delle ricette semplicissime, abbastanza gustose che possono fare a casa nostro. E allora mi fa piacere fare magari un piatto russo, un piatto giapponese, un piatto cinese, no? Adesso non si può fare. E diciamo che è carino. Questa veramente, se potrebbe essere una zuppa tranquillamente toscana o via o di qualche paese limitrofo, perché comunque gli ingredienti sono tutti nostri, levato la crème fraîche o pannacchia che dir si voglia che metteremo dopo la fine. Però, insomma, per il resto è così. Allora, intanto questi si stanno soffriggendo benino. Dopodiché, quando sono soffritti un pochino, aggiungo le rapette rosse, che sono quelle che poi daranno tutto il colore magnifico alla zuppa. La zuppa è tipicamente rossa. Allora, volevo fare una premessa personale. La premessa personale è che no, sabato abbiamo fatto le fajitas e abbiamo fatto i frijoles refritos. Domenica erano stati i frijoles refritos e li abbiamo mangiatos. Oggi mangiamo la verza che è notoriamente gonfiante. Stasera ci daremo delle arie, sentirete i botti, chi passa sulla tasca, ma nessuno perché deve sta a casa, sentirete dei rumori molesti che faremo io e la mia operatrice. Scusateci. Domande? No, allora c'è Beppe che dice che ormai fai concorrenza qua in Italia. Eh sì, basta, adesso potevamo chiamare la pupa e il pupo e gli facciamo fare i giudici, così me buttavano fuori anche qui. Mannaggia. Poi c'è tua cugina Marzia, baci Sì? dalla Spagna, Davide e Hola Marzia. chica! Ciao, un bacetto! Ciao Marzia. E poi, dicevi? No, poi basta. Non dicevo nulla, Bene, basta. bene, bene. Allora, ora ci metto lo zucchero, perché questa zuppa è agra e dolce, buonissima. Alla fine loro mettono o il limone o l'aceto. Io metto l'aceto perché mi piace di più il contrasto che dà con tutto il resto. E poi adesso aggiungiamo 2 cucchiai di concentrato di pomodoro. Due cucchiai a occhio, naturalmente. 2 cucchiai, vabbè, 2 cucchiai, concentrato, più concentrato. Così, era concentrato il pomodoro, io un po' meno. Allora, quindi giriamo. Famosi due cucchiai di Cristiano. 2 cucchiai? I famosi due I cucchiai di Cristiano. famosi 2 cucchiai. Oh, raga. E che cosa dico sempre? Che profumo, sa de terra, perché veramente danno un profumo, come dicono quelli bravi, molto minerale, molto di terra, sembra che ci razzano le galline. Vabbè, comunque questo deve cuocere e noi lo C'è vedremo Davide cuocere. Tridente che dice non vedo alcolici come mai. Ho Au, sbagliato? Davide, Davide. Ha già dato? Allora, intanto Davide ho già fatto un cicchetto Tira con la qua il vodka. cicchetto della vodka. Cicchetto, qua, vodka, già bevuto Ecco. il cicchetto. Poi ho detto giustamente che se continuo a fare tutta la ricetta e a bere vodka per tutta la ricetta, poi probabilmente la ricetta è lei che fa me e non io che faccio lei. Allora, ho scelto questo che è un lambrusco perché piace anche alla signora e poi perché secondo me con questa frizzantezza copre molto bene le arie della verza. Questa sera volavamo su tutti i canali. Allora. Verza poi parliamone. Un cenno storico della verza, sì, della verza, del borscht poi, che dicono i russi che il borscht è buono il giorno dopo, ma noi lo mangeremo stasera, comunque il giorno dopo, se avanza, lo mangeremo anche il giorno dopo, probabilmente non sarà che hanno fatto per un esercito. Dobbiamo mangiare verza anche domani? Domani dobbiamo mangiare verza, così dopo domani si sentono i bussi. Pensa domani mattina quando vai a Io non lavorare che voglio ogni tanto tutta fai il questa verza. poi devi gli No, scatti.
Mi fa morire con tutta sta verza. Eh? Mi fa morire con tutta sta verza. Non è niente, amore, non ti preoccupare. Si può tranquillamente campare anche volando. Amore, è una sensazione bellissima. Come vedete, qua c'è un colore fantastico. Adesso aggiungo un po' di sale, ma poco perché tanto il brodo è già salato. Poi, come in tutti i piatti che si rispettano, levata la carbonara, anche se anche lì c'è chi la fa a modo suo, anche il vostro ha mille declinazioni, c'è chi ci mette il sedano, chi ci mette il pomodoro fresco, eccetera, eccetera. Perché ridi? No, stavo a leggere il commento di Sissidino. Puzza di imbracatura stasera. Embriagatura! Non è vero, non è vero, si va. Stasera noi degustiamo, noi come sempre degustiamo. Poi ieri abbiamo mangiato, ieri sera non ho fatto manco la diretta, comunque noi ieri abbiamo digiunato tutto il giorno. Sì, abbiamo digiunato tutto il Infatti, giorno. stamani pesi 1 chilo di più di ieri. E io stamani pesavo qualche chiletto in più. La domenica è stata del Etto, deria facciamo un chiletto. perché facciamo. Ho detto chi? Vabbè, stai lì, guarda quanto sei fiscale. Sembri una fiscalista. Allora, ci stanno delle domande. Ah, chiaramente se poi nel frattempo, nel proseguio dei vostri piani culinari, preparaste i borscht e voleste sapere come si fa qualche cosa, basta che mi mandate un messaggio e io vi rispondo amabilmente. Ve l'avevo detto che tocca aspettare minimo una mezz'oretta. Purtroppo in una mezz'oretta adesso volevo fare. Che qua? Paura? Perplessità, dubbi? E non ci sono domande, vero? Non ci sono Va domande. bene, allora io Allora, canticchio. salutiamo chi ci sta guardando. Ah. Ah, c'è Mademoiselle Odile. Oh, ma questa è l'Odile, bonsoir, come Bonsoir. sta? La quarantenne, la capreverna, anzi, come si dice in francese? Simonetta Zampidello. Ciao Simonetta, buonasera da Montelbiano, con furore, ciao Simonetta. Saluti ai nipoti, ai figli, ai cugini e ai parenti. Davide Antonelli. Davide, ci siamo anche incontrati stamattina. Quando sono andato al banco a tapperare perché ero senza una lira, raga. Non guardate, qui le bollette tocca pagare anche in quarantena purtroppo. E qualcuno. Quella fuma, vuole le sigarette, ahimè. Mi tocca. Poi. Allora, c'è sempre Sissidino che dice i vizi della tradizione bisogna tenerli alti. Certo, la tradizione, noi quando mai abbiamo cucinato senza essere alticci? Io so anche l'articcio, oltre che l'articcio. Dicevamo? Pietro Rinaldi, in ritardo, ma Ecco, eccomi. Pietro, se ti sei perso, dopo ti farò un riassunto, però no, che non ce la posso fare. E è una cosa carinissima. Il problema grosso è che in teoria nei miei piani di cucina domani c'avevo le cotiche nel congelatore, ma lo fai i fagioli, la zuppa di fagioli con le cotiche alla sezzese. Secondo voi, fagioli Ma sei nel Dives? matto? Sentite il busso, sentite il busso. Oh, ecco Mini Chef, ciao Mini Chef! Che stai a fare? Sono figli di Ciao quattro animali? Alessia, ma non mi faccio vedere. Ecco, lei si vergogna. Ciao Mini Chef! Che c'è, C'è piccolo? Beppe che dice, sei andata all'Irita Road. Magari. Beppe, io il prossimo anno io sono qualificato, avendo fatto la Rovaniemi, questa è Pannacida, amore, non ti piace. Avendo fatto la Rovaniemi posso Ecco un farla. mini E chef. era secondo me il programma del prossimo anno, ma vedremo, perché da qui al prossimo anno c'è caso ancora stanno là. Guarda, se lo fai cascare lo rompi C'è quello. Davide Antonelli che dice, no, te prego, tra un po' Un rotolo. po' no, dai, non è niente. Quello che ci fai? Qui c'era la vodka. Vuoi bere la vodka? Vodka! Vodka da. No, da vuol dire sì, no, da. No, niente. No, vabbè. Quello che cos'è? Questo è vino. Allora, Deborah, il bicchiere alla regista glielo passiamo dopo, se no non sta in Se no, piedi qui la dopo macchina. mi sono detto,
E devi iniziare a fare qualcosa di light, ha detto. Ce l'ho messo, ma questa è light in teoria. Questa non è che sia proprio. Guarda. Cioè Sissi Dino che dice falli cri così ti vediamo riccio riccio. Eh? Falli cri così ti vediamo riccio riccio. Sì. Allora, diciamo che questa zuppa. Allora metto, Alessia, il telefono non lo giro perché poi ho i capelli bagnati che l'ho lavati adesso. Ti saluto così. Ciao! Ecco, con la mano. Senti? Ah no! Lascia qua! Piccolo scemo! Allora, diciamo. Ora, aspettate che il piccolo chef sta facendo tutto di più. No, ecco, l'ha spento. Vabbè, tanto avevo fatto. Ciccio, Ciccio, come diceva il sommo poeta, hai mai visto il diavolo ballare? Allora, prendiamo, non lo, basta. Allora, prendiamo la zuppa qua. E quello che cos'è? Quello è conserva, amore. È quello che servirebbe alla tua mamma così si conserva. Mettiamo tutto questo. Io mi conservo benissimo. Ti conservi. Guardate che colore fantastico che sta prendendo questa zuppa. Calcolate che dentro, oltre alla verza, ci sono anche le patate. Comunque non voglio niente, ci mettete la carne. Girate tutto benino. Quello che cos'è? Quello è la tua ciotola di quando eri piccolo e mangiavi le pappette. La ciotola come era il cane. Era una ciotola come il cane. Allora, dicevamo, questa adesso è pronta. Ora noi... Allora, c'è Davide Zampidello che dice che se beve il vino, sì, stasera andiamo di vino stasera e un po' di vodka. Di Lambrusco perché... Lambrusco, no, lo rompi. Lambrusco, allora questa è pressoché pronta. Sì, versalo qua. Poi dopo accende proprio al fornello, c'è la e fa un busto grosso, grosso. Allora la impiattiamo, anzi, la inscotelliamo. Perché poi, ecco, se noi l'avessimo lasciata come dicono loro tutto il giorno dopo, sarebbe stata più rossa e più buona. Allora. Nel fare questa zuppiccia qui, allora ci andrebbe l'aneto. L'aneto puzza. No, l'aneto non ce l'ho perché l'aneto mica, l'aneto non è una spezia che si trova. Ci va sempre un ricciolo di panna acida. Così. Questo non è un ricciolo, ma è una sgommarellata. E il piatto è pronto, signori. Adesso noi amabilmente ci ubriachiamo e per passare questa quarantena mangeremo questo e poi ci sentirete volare come le scope su. Vogliamo. Buona serata, state a casa, a domani se ancora sono vivo. Ciao a tutti.